Per il mio contributo alla riflessione sull'immaginario dantesco, vorrei proporre una lettura della commedia basata sull'analisi di gestualità descritta nel poema. Attraverso le tre cantiche si accumulano descrizioni minuziose di gesti che tendono verso un modello di inclinazioni verso il vicino, verso l'altro. Una rete di immagini, per usare la frase di Lynn Bolzoni, una rete di immagini che sembra proporre al lettore un'etica della vicinanza. Nel corso del poema emerge una precisa cinesi delle interazioni umane, che si basa su un sistema di immagini e di pratiche culturali, sia intra che extratestuali, e che invita il lettore a prendere parte a questa grande coreografia gestuale, con implicazioni che sono al tempo stesso etiche, politiche e spirituali. La descrizione di gesti, movimenti e atteggiamenti corporali è, specialmente nel Purgatorio, uno strumento fondamentale con cui Dante cerca di mettere davanti agli occhi dei suoi lettori personaggi che siano riconoscibili, esempi di vizi o di virtù, ma anche come persone. Ma in che modo questi gesti si rendono visibili al lettore? In che modo la loro rappresentazione rimanda a un certo immaginario visivo condiviso, a esempi noti di vizi e di virtù? Che ruolo ha la gestualità nella commedia e come possiamo noi, da lettori moderni, visualizzare mentalmente tali gesti e interagire con essi? Tentare di rispondere a queste domande richiede un metodo di ricerca che provi a intrecciare e a far dialogare tra loro strumenti di analisi sia testuali che visivi. Quando Dante dice vedi nella commedia, e lo fa molto spesso, sta spingendo il suo lettore verso una serie di pratiche che includono, ma anche superano, il semplice concetto di leggere come lo intendiamo noi oggi. Sono pratiche che sembrano avere piuttosto a che fare con l'idea di vista vera e propria, con l'atto del guardare, come si guarderebbe appunto un'opera d'arte. Lo storico dell'arte Michael Baxendall ha brillantemente sostenuto che i testi letterari possono aiutarci a ricostruire il modo in cui le arti visive venivano percepite in un determinato periodo storico. Ciò che potremmo ancora esplorare, tuttavia, e la possibilità di lavorare anche nella direzione opposta, ovvero considerare le arti visive come uno strumento utile per ricostruire il modo in cui un testo letterario, e nello specifico il testo dantesco, è stato e può ancora essere letto. Prima di tutto, possiamo iniziare a pensare alla commedia come parte di un ecosistema, per usare il termine, di Daniela Brogi, di testi sia visivi che letterari, e tenere presente che artisti come Giotto e Ovidio, entrambi nominati all'interno del poema, fanno entrambi parte di quel sistema di riferimenti culturali che ci si aspetta dal lettore della commedia. Ne deriva pertanto la necessità di pensare alla poesia di Dante stesso in termini non solo letterari ma anche visivi. In questa prospettiva è facile notare come il poema dantesco si serva di un catalogo visivo di luoghi e di immagini e anche di pratiche di osservazione legate a quei luoghi e a quelle specifiche immagini. Un ampio numero di descrizioni all'interno della commedia non potrebbe reggersi in piedi se non si presupponesse la conoscenza da parte del lettore di una serie di immagini di repertorio tipiche della cultura medievale. Come si presentava la scena dell'Annunciazione, in che modo i pittori rappresentavano Cristo risorto dal sepolcro. Il testo della commedia si appoggia su un catalogo di immagini medievali che non sempre sono scontate per il lettore moderno. In secondo luogo, occorre fare un passo ulteriore rispetto alla comprensione di singole immagini testuali che si innestano su un comune patrimonio visivo e quindi fanno parte di un immaginario collettivo. Dobbiamo cioè tentare di sviluppare un approccio alla commedia che consideri queste singole immagini come parte di un tutto, come si farebbe con le singole scene all'interno di un complesso sistema di affreschi, come quello della Cappella degli Scrovegni a Padova, per dare un esempio. Gli storici dell'arte hanno rintracciato miriadi di connessioni tra i diversi elementi del ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni, mettendo in evidenza, tanto per tenere questo come nostro esempio, come i colori e le forme utilizzati da Giotto spingono lo spettatore a guardare da una parte all'altra dall'arco del coro, o a seguire la linea immaginaria di un braccio levato fino a approdare con lo sguardo ad un altro registro, ad una nuova narrazione.
In modo non dissimile, la commedia invita i suoi lettori a stabilire dei collegamenti visivi tra momenti diversi e non contigui del testo. In questo senso, è come se il testo ci chiedesse di guardare alle sue immagini, dipinte, per così dire, attraverso la parola scritta, con una serie di strumenti che il lettore medievale, abituato all'osservazione di cicli di affreschi e di mosaici all'interno di luoghi di culto, aveva sicuramente a disposizione. Sono molti gli studi che mostrano come le arti visive nel Medioevo venissero utilizzate per suscitare determinate emozioni e spingere lo spettatore al pentimento. Allo stesso modo, credo si possa impiegare delle modalità di osservazione codificate nel campo delle arti visive per capire il modo in cui alcuni episodi della commedia vengono ideati e presentati da Dante come parte di un programma o, se vogliamo, di un itinerario che si dipana lungo lo spazio architettonico del poema. Si tratta, parafrasando le parole dello storico dell'arte Gervase Rosser, di superare il tradizionale dualismo tra parole e immagini per apprezzare finalmente la componente visiva del pensiero e della scrittura di Dante. In altri termini, in che modo si può pensare la poesia di Dante come ad una poesia visiva? Prendiamo un esempio testuale e cerchiamo di esaminare l'impiego dantesco dell'immaginario visivo legato all'etica cristiana di partecipazione responsiva verso l'altro. Vedremo come il dinamismo dell'incontro con un'anima purgatoriale illustri un ampio ventaglio di atteggiamenti e di possibilità gestuali. L'anima di cui sto parlando è quella di Stordello, che appare sola soletta in Purgatorio 6, e cito dal canto. «Venimmo a lei, o anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel muover degli occhi onesta e tarda. Ella non ci dicea alcuna cosa, ma lasciava ne gir, solo sguardando, a guisa di leon, quando si posa». Come le anime del limbo, rappresentate nell'atteggiamento di chi ha occhi tardi e gravi, e di chi parla rado, così l'aspetto di Sordello permette subito di inquadrarlo nella categoria degli spiriti magni. Nel suo commento alla commedia, Benvenuto paragona l'inamovibilità del leone con la posa dei magnanimi. Croce ha definito Sordello il farinata del purgatorio. Come osserva Teodolindo Barolini, ci sono numerosi elementi testuali che legano i due episodi, in particolar modo l'enfasi sull'amor patrio e su quelle che la studiosa chiama le deliberate corrispondenze nel presentare i due personaggi, corrispondenze che sono intensificate da echi verbali intenzionali. Se esaminiamo tali corrispondenze, possiamo immediatamente notare che si tratta di rimandi gestuali, posturali e visivi, in grado di portare il lettore a istruire legami tra episodi non contigui all'interno dello spazio testuale. È esattamente la stessa cosa che accade per le figure dipinte da Giotto o da Duccio, quando una determinata composizione viene rappresentata in opere diverse, magari con l'alterazione di un particolare elemento che richiama così inevitabilmente l'attenzione dell'osservatore. Come Farinata si presenta quasi sdegnoso in Inferno 10, così la figura di Sordello viene descritta come altera e disdegnosa in Purgatorio 6. In entrambi gli episodi, Dante, il lettore insieme a lui, è chiamato a impiegare la vista con particolare attenzione. «Vedi là, Farinata, che sei dritto, dalla cintola in su, tutto il vedrai», si legge in Inferno 10. E così anche in Purgatorio 6, ma vedi là un'anima che è posta sola soletta in verso noi riguarda. Parolini definisce la figura di Sordello come un correttivo purgatoriale di Farinata. Tale funzione correttiva si esplica tramite collegamenti visivi, come il posizionamento delle figure, ad esempio, e le diverse direzioni dei loro movimenti, tesi all'isolamento verticale, quelli di Farinata, protesi in un abbraccio, quelli di Sordello. Come ha notato Giuseppe Ledda, il confronto tra Sordello e un leone, basato su un simile atteggiamento posturale statico di riposo, ha una serie di importanti implicazioni semantiche. Come osserva Ledda stesso, l'associazione del leone con Cristo e con la resurrezione indica come Sordello, diversamente dagli altri magnanimi del limbo, sia destinato a risorgere alla vita eterna dopo la pena purgatoriale. A queste giuste osservazioni aggiungerei che il rimando alla risurrezione evocato dalla figura del leone trova anche una propria rappresentazione gestuale nei versi che seguono.
I movimenti di Sordello costituiscono infatti una sorta di anticipazione della futura resurrezione e danno al tempo stesso forma a un atteggiamento di partecipazione e di interazione con l'altro che è deliberatamente contrapposto all'immobilità gestuale dei magnanimi infernali. Cito di nuovo dal Purgatorio 6. E il dolce duca incominciava, mantua, e l'ombra, tutta in sé romita, sorse ver lui del loco ove prima stava, dicendo, «O Mantuano, io son Sordello, della tua terra», e l'un l'altro abbracciava. Come gli studiosi hanno ampiamente discusso, il vocativo col nome del luogo, O Mantuano, offre l'idea di un personaggio caratterizzato da un fervente amore per la propria terra di origine e crea una contrapposizione con la lista delle vittime di conflitti regionali che troviamo nella parte precedente del canto. Quello che vorrei far notare, tuttavia, è la trasformazione gestuale di Sordello, che passa da una forma di stasi e contemplazione, e dunque da un atteggiamento riflessivo orientato verso l'interno, e un movimento impulsivo e carico di affetto verso l'esterno, che si esplicita nella forma di un abbraccio. Il linguaggio di questo passo è segnato da termini fortemente icastici, studiati per orientare l'attenzione del lettore verso questo cambiamento posturale. La postura iniziale di Sordello, riflessiva e raccolta, è perfettamente sintetizzata dall'espressione tutta in sé romita. Il cambiamento nel verso seguente è a dir poco repentino, all'aggettivo romita segue inaspettatamente, senza soluzione di continuità, il verbo surse ver lui. Dobbiamo chiederci a questo punto cosa accade nel momento in cui il modello di fermezza classica che ci viene inizialmente fornito attraverso l'immagine bestiario scritturale del leone si tramuta in un dinamismo spontaneo ed impulsivo che si protende verso l'altro. Quel surse ver lui suggerisce una partecipazione reciproca, amplificata poi dalla formula successiva l'un l'altro abbracciava. Nessuna delle due anime conosce l'identità dell'altra, ma per Sordello è sufficiente sentire Virgilio citare Mantova e per Virgilio basta assistere allo slancio fraterno di Sordello per essere entrambi coinvolti in un reciproco atto di affetto. L'immediatezza di questa svolta è palpabile, frutto dell'attenta coreografia che il testo dantesco mette in scena, virando repentinamente da una serie di immagini di fermezza, con tutte le loro implicazioni etiche, verso un atteggiamento di istintiva propensione verso l'altro, in un cambio di rotta sorprendente ed estremamente efficace. Qual è l'innovazione etica che questo nuovo tipo di dinamismo suggerisce? L'improvviso movimento di Sordello può essere associato alle attestazioni di rapidità contenute nei canti precedenti, come quelle relative ai messaggi che Corso incontra a noi in Purgatorio 5, o all'estesa descrizione del moto rapido delle anime come vapori accesi in Purgatorio 5. Alla luce della svolta nell'atteggiamento posturale di Sordello, possiamo ora notare come i canti 5 e 6 mettono in fila due diversi campi semantici, alternando immagini di rapido movimento e immagini di fermezza. È qui, nel corso dell'incontro affettuoso fra Virgilio e Sordello, che quest'ultimo diventa il punto d'incontro tra le due diverse sfere lessicali, il cardine intorno a cui ruota un cambiamento di tipo gestuale. È solo qui che vediamo come due diversi sistemi etici possono incontrarsi. Cito da Purgatorio 6. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare il cittadin suo qui vi festa, e ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei cun muro e una fossa serra. Il passaggio in Sordello da fermezza e raccoglimento a un rapido ergersi in piedi per abbracciare Virgilio, immagine che si imprime indelebilmente nella mente del lettore e poi ulteriormente caratterizzato sotto il profilo affettivo. Sordello è descritto come anima presta a fare al cittadin suo qui vi festa, con la rima tra presta e festa volta a consolidare la compattezza affettiva di questa immagine.
Quello che accade in questa scena è marcatamente contrapposto al contenuto della terzina successiva, in cui, incastonata tra le rime guerra e serra, si trova l'espressione raccapricciante l'un l'altro si rode. La formula l'un l'altro si rode si riverbera in molteplici direzioni. Da un lato riprende e si contrappone negativamente alla gestualità inclusiva contenuta nel verso l'un l'altro abbracciava. Dall'altro recupera, a una distanza di solo 7 canti, l'atteggiamento di Ugolino, che voleva procurare infamia al traditor Chirodo. È qui che possiamo vedere la contrapposizione tra una coreografia gestuale cristianamente configurata nei termini di una interazione affettiva con l'altro e l'oscuro clima di cannibalismo che si respira tra le fazioni dell'Italia di Dante. La prontezza nel celebrare l'altro, se così possiamo parafrasare l'espressione fare festa, è qui l'atteggiamento chiave, reso nell'atto di ergersi da una condizione di posata quieta e intima chiusura per aprirsi in un abbraccio. È il simbolo di quel potenziale dinamismo che consente ad ognuno di protendersi verso l'altro. La gestualità permette qui di rappresentare un'interruzione, un cambiamento che sorprende il lettore. Nell'opposizione tra una situazione di conflitto cannibalistico, tipica dell'Italia contemporanea, e l'incontro tra Sordello e Virgilio, la gestualità diviene evento, rivelando così certi avvenimenti storici per quello che sono, in tutto il loro orrore. Se guardiamo il resto del Purgatorio al Paradiso, possiamo notare come questa attitudine all'incontro affettuoso persista come modalità di interazione con l'altro, opposta a qualsiasi idea di chiusura autoreferenziale e a qualsiasi senso di isolata immobilità. Possiamo guardare la questione anche da un altro punto di vista, usando i termini elaborati da Adriana Cavarero nel suo libro Inclinazioni. Come critica dell'io in posizione dritta e vericale, un soggetto che si attiene alla verticalità dell'asse rettilineo che funge da principio e da norma nella sua postura etica, Cavarero si appoggia a una frase di Hannah Arendt. Ogni inclinazione ci sporge all'esterno, ci porta fuori dall'io. Attraverso percorsi condotti nel campo dell'arte e dell'iconografia, Cavarero dipinge una sorta di filosofia dell'inclinazione, prendendo l'immagine della Vergine protesa verso il bambino Gesù come epicentro visivo e teorico. Questo senso di inclinazione in avanti e questo dinamismo teso all'incontro, sistematicamente opposto all'autoreferenzialità della linea verticale, diventano la dominante etica di tutto il Purgatorio. Tornando all'episodio di Sordello, possiamo soffermarci sul dinamismo dell'aggettivo presta, usata per qualificare il movimento dell'anima purgante e capace di dare forma visibile e plastica a un modello di interazione positiva che ricorre costantemente nel corso del Purgatorio e del Paradiso. In Purgatorio 18, ad esempio, l'inclinazione dell'anima verso l'amore è descritta proprio in questi termini: l'animo che è creato ad amar presto. In Purgatorio 19, una donna parve, santa e presta, per aiutare Dante nel momento del bisogno, quando le sirene cantano. Ma il rimando più significativo al movimento di Sordello arriva in Purgatorio 26, quando Dante descrive i movimenti delle anime dei lussuriosi, che convertono le loro tendenze carnali in pura carità e amore per il prossimo. Lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra, e baciarsi una con una senza restar, contente e breve festa. La rima tra presta e festa fa emergere un potente richiamo al movimento di Sordello. L'accoglienza amica di queste anime fornisce un modello di comportamento esemplare. Per i lussuriosi, la pratica penitenziale offre l'opportunità di celebrare l'impulso verso l'altro, nella forma di un amore che trova il suo ritmo autentico, breve festa, e che in quel ritmo autentico se stesso misura, confrontando la propria dimensione umana con l'amore infinito condiviso con Dio. La rapidità della risposta affettuosa verso l'altro è celebrata nel Paradiso, come possiamo osservare nel canto 8, quando una delle anime beate si fa incontro a Dante e afferma: «Tutti sempresti al tuo piacere». La rima tra presta e festa, invertita nell'ordine, riappare poi in Paradiso 21.
cito dal canto, giù per i gradi della scala santa, discesi tanto sol per farti festa, col dir e con la luce che mi amanta, né più amor mi fece esser più presta, che più e tanto amor quinci su ferve, sì come il fiammeggiar ti manifesta. In una prospettiva terrena, l'arrivo di Pietro Damiani, che spicca per la sua rapidità nel fare festa, indicherebbe un amore di una maggiore intensità. In questo contesto paradisiaco, invece, l'amore di Pietro non è più intenso di quello degli altri beati della sua schiera, e l'attenzione di Dante è tutta diretta verso la gestualità paradisica, che esprime tale amore verso il fiammeggiar. Dalla nostra prospettiva moderna o dal punto di osservazione purgatoriale che abbiamo adattato per il momento, è tuttavia utile vedere quali siano le supposizioni che stanno alla base del ragionamento molto umano di Dante. L'amore nei contesti terreni e purgatoriali è visibilmente misurato sulla base della rapidità nel tendersi verso l'altro, come abbiamo visto in questa analisi di alcuni passaggi purgatoriali. Per tornare a Purgatorio 6, possiamo comprendere meglio la questione mettendo a confronto l'idea classica di magnanimità, visualizzabile in termini di verticalità e immobilità, in una nuova serie di modelli cristiani caratterizzati dalla rapidità del movimento verso l'altro, da un'inclinazione materna affettuosa, dal suono umile al tempo stesso tutto paradisico del fare festa. In Purgatorio 6, sollecitudine è un termine che emerge intriso di veleno, con oscura ironia, puntato come un pugnale contro Firenze. Molti rifiutano lo comune incarico, ma il popolo tuo sollecito risponde senza chiamare. La vera sollecitudine, però, può essere considerata come una delle maggiori virtù mariane e può fornire un appoggio vantaggioso alla postura cristiana che qui stiamo analizzando in opposizione al modello classico. Le anime dei principi negligenti in Purgatorio 7 sono dipinte nell'atto del cantare il Salve Regina, chiedendo l'intercessione di Maria, che si palesa nel canto successivo tramite l'arrivo degli angeli del grembo di Maria, che piombano giù dal cielo per proteggere la valle dal serpente. Se accettiamo l'idea che il purgatorio dantesco presenta al lettore la marianizzazione di una serie di andature, posture e gestualità classiche, dobbiamo allora dotarci dei termini necessari a concettualizzare questa nuova modalità di rappresentazione incentrata sull'umiltà piuttosto che sulla magnanimità. L'antipurgatorio diventa così il terreno di incontro tra modelli classici e modelli cristiani, espressi nella figura di Maria. Come ciascuna delle cornici del purgatorio celebrerà esempi e virtù mariane, così qui, nell'atmosfera lenta che caratterizza le anime negligenti e tarde a pentirsi nell'antipurgatorio, le virtù di riferimento sono quelle opposte alla pigrizia e all'accidia. Se proviamo a tracciare attraverso tutto il purgatorio un sistema di esempi e controesempi di natura cinetica, ci accorgeremo che tali esempi iniziano ad articolarsi già nell'antipurgatorio, seppur in maniera ancora piuttosto vaga. Man mano che si procede lungo la montagna del purgatorio, troviamo modelli cinetici di vizi e di virtù sempre più vividi. Nell'esempio mariano di Solerzia, Maria corse con fretta alla montagna, citato in Purgatorio 18, Dante fa riferimento alla fretta di Maria nell'offrire aiuto a Elisabetta dopo aver saputo dall'angelo che la donna aspettava un bambino. Come sottolineato altrove nella commedia, il tratto distintivo di Maria è proprio questa generosa solerzia materna, pronta a venire incontro a coloro che ne hanno bisogno prima ancora che essi chiedano aiuto. Se pensiamo al passaggio del Vangelo di Luca in cui Dante prende spunto, possiamo rintracciare le stesse movenze e la stessa attitudine che si riverbera nella trasformazione di Sordello. Come Maria, Sordello si alza, surse, e il suo movimento, descritto come presto, ricorda proprio la fretta mariana, con festinazione. Questo esempio di cinesi è l'esatto opposto della lentezza e della rigidità che caratterizzano altre anime, sia nell'antipurgatorio che sulla cornice delle accidiosi, e costituisce il perfetto antidoto alla negligenza, ma, in una prospettiva più ampia, può essere applicato all'atmosfera di tutto quanto il purgatorio, in cui le anime sono chiamate appunto a riorientare la loro risposta fisica e spirituale all'altro.
L'episodio dell'abbraccio tra Sordello e Virgilio viene enfatizzato a livello testuale dal fatto che viene interrotto dalla lunga invettiva di Purgatorio 6, per poi essere ripreso all'inizio dal canto successivo. Poscia che l'accoglienze oneste e liete furono iterate 3 e 4 volte, Sordel si trasse e disse: «Voi chi siete?». In tal modo l'invettiva, che ha una sua propria e indipendente urgenza gestuale, costellata di richiami come «ai», «o», «vieni a vedere», rivolti ora all'Italia, ora alla Chiesa, poi all'imperatore, a Dio, infine alla città di Firenze, risulta paradossalmente incorniciata all'interno di un abbraccio fraterno. Ed è proprio a questo abbraccio che il testo ritorna, come per suggerire al lettore un'immagine da tenere a mente per bilanciare l'orrore delle lotte intestine delle città italiane. Il verso «Maria corse con fretta la montagna», citato in Purgatorio 18, che evoca appunto il dinamismo della solerzia mariana, potrebbe, nella sua efficacia brevità, appoggiarsi a quelle che Lucia Battagliarici chiama le biblioteche visive dei lettori della commedia. Alcune rappresentazioni significative della Visitazione, conosciute al tempo di Dante, possono fornirci un'idea del vocabolario visuale medievale ed aiutarci a capire meglio l'attitudine gestuale e le movenze che Dante sta evocando in questo passaggio della commedia. La mia idea è che ci siano delle precise corrispondenze visive e gestuali tra l'immaginario medievale della Visitazione e gli abbracci che costellano il Purgatorio. In entrambi i casi l'enfasi è posta tutta su quell'impulso generoso, sollecito e carico di amore verso l'altro, rappresentato visivamente con un'inclinazione dell'asse verticale che dall'isolamento si protende in avanti a cercare la vicinanza, l'incontro con l'altro. Qui avrei bisogno della seconda slide. Come facciamo? I mosaici del Battistero di San Giovanni a Firenze, che risalgono al 1240 fino al 1300, mostrano una scena della Visitazione estremamente dinamica, con le figure di Maria ed Elisabetta entrambe inclinate, protese l'una verso l'altra nell'urgenza di un abbraccio. Entrambe presentano un ginocchio levato, a enfatizzare un movimento piuttosto esuberante verso l'altra. Le due ginocchia di Maria e di Elisabetta si toccano quasi e formano un triangolo simmetrico di spazio dorato che arriva fino ai piedi delle due figure, che a loro volta sembrano sfiorarsi. Nella parte superiore le loro braccia si intrecciano l'una con l'altra. La mano di Maria raggiunge quasi il volto di Elisabetta e quella di Elisabetta, poco più sotto, tocca il braccio proteso di Maria, spiccando con il suo candore sul velo blu della Vergine. Mentre i due volti si avvicinano, le loro aureole si sovrappongono in una fusione estremamente espressiva di corpi umani che si può ritrovare anche negli affreschi di Giotto all'interno della Cappella degli Scrovegni, non tanto nella sua Visitazione, più composta rispetto ai mosaici fiorentini, ma forse nell'incontro di Anna e Gioacchino alla Porta d'Oro. Nelle sculture di Nicola Pisano sul pulpito del Duomo di Siena, databili questi dal 1265-68, la Visitazione ha una posizione di rilievo tra l'Annunciazione e la Natività. Come nel Battistero di San Giovanni, le figure di Maria e Elisabetta sono vicine, ognuna con la testa inclinata in direzione dell'altra, e le mani che si stringono in un gesto di accoglienza e solidarietà. Per quanto riguarda la Cappella degli Scrovegni, invece, la scena della Visitazione può essere letta non solo nel contesto della narrazione della vita di Maria, ma anche, vista la sua posizione sull'arco trionfale e i sottili rimandi di colori e forme, come controparte della scena del tradimento, che vediamo qua, il tradimento di Giuda, dipinto sul lato opposto dell'arco. Come osserva giustamente Alpatov, la somiglianza delle due scene che si trovano ai lati dell'arco in posizione speculare è ulteriormente enfatizzata dall'uso che Giotto fa dei colori, in particolare qua il giallo, il rosso e il verde. Per di più, aggiunge Alpatov, il tradimento di Giuda non si trova esattamente nel punto in cui dovrebbe essere all'interno della sequenza narrativa, ma viene consapevolmente posizionato in modo tale da rendere chiara questa corrispondenza.
Ulteriori osservazioni su come il tradimento di Giuda sia meticolosamente e intenzionalmente contrapposto alla scena della visitazione possono ritrovarsi negli studi di Derbys e Sandona. Parlando di coincidenza oppositorum, oppure la messa a confronto intenzionale e significativa di due opposti, Derbys e Sandona sostengono che Giotto abbia manipolato la resa iconografica standard di alcune scene, compresi l'incontro di Anna e Gioacchino alla Porta d'Oro e il tradimento di Giuda, con lo scopo di allineare gesti e posture in modo tale da intensificare la visibilità di alcuni parallelismi. Il contrasto tra scene diverse è pertanto studiato attentamente e particolarmente d'impatto nel caso del rapporto tra il tradimento di Giuda e la visitazione. La lettura dell'immaginario visivo legato alla visitazione, in opposizione al tradimento di Giuda, può essere ulteriormente precisata dall'esame dei contrasti più espliciti che compongono il ciclo dei vizi e delle virtù, sempre all'interno della Cappella degli Scrovegni. Situati ad altezza di sguardo, i riquadri affrescati che si estendono lungo la navata della cappella presentano delle finte statue allegoriche delle virtù sul lato sud e dei vizi sul lato nord. Ognuna di queste raffigurazioni contiene anche un titulus in latino medievale nella parte superiore e un'iscrizione in gotico nella parte inferiore. L'ecfrasi dantesca dei bassorilievi del Purgatorio 10 a 12 è stata sempre paragonata ai bassorilievi medievali veri e propri, come quelli scolpiti da Giovanni Pisano sul pulpito di Pistoia, per esempio. Tuttavia, potremmo forse paragonare la consapevolezza di Dante poeta nel riprodurre dei bassorilievi attraverso la parola scritta alla consapevolezza di Dante poeta nel riprodurre dei bassorilievi attraverso la parola bassorilievi all'interno di un affresco. Entrambi sembrano suggerire che i vizi e le virtù possono essere visti in modo particolarmente chiaro ed efficace se rappresentati in forma quasi plastica, attraverso questa quasi scultura. Diversi studiosi ritengono che le virtù e i vizi di Giotto svolgono la funzione di intermediari didattici, ovvero le similitudini tra la loro postura e i gesti dei personaggi che popolano le scene più complesse dei registri superiori servono a guidare l'osservatore dai concetti alla pratica, oppure all'illustrazione pratica di quei concetti. I finti bassorilievi dei vizi e delle virtù rendono espliciti quei contrasti presenti in alcuni dettagli della coincidenza oppositorum tra la visitazione e il tradimento di Giuda. Invidia e caritas sono contrapposte tra loro con una serie di collegamenti sapientemente organizzati. L'invidia stringe una sacca di denari, mentre la carità mostra il suo disprezzo per i beni materiali, calpestando le sacche di denari e stringendo invece una ciotola piena di frutta e fiori, simboli dell'offerta che Cristo fa del suo corpo e della sua vita. Derbys e Sandona sostengono che in tal modo la carità sia esplicitamente collegata all'idea di fecondità, in opposizione alla sterilità dell'invidia. Nel confronto tra la visitazione e il tradimento, sono le differenze gestuali e posturali a diventare evidenti. E qui torno un attimo qua. Giuda e Caifa sono entrambi raffigurati in posizione dritta. Giuda stringe tra le mani la sacca di denari, proprio come la finta statua allegorica dell'invidia. La posizione dell'altro braccio dell'invidia, con la mano protesa in avanti e le dita leggermente allargate come fossero artigli, ricorda invece il braccio destro di Caifa. È come se i gesti che compongono l'interazione tra Giuda e Caifa fossero fusi insieme nella figura dell'invidia. Maria e Elisabetta, al contrario, si protendono l'una verso l'altra. Elisabetta va incontro a Maria con tutto il busto, mentre Maria inclina dolcemente la testa nella sua direzione. Le loro braccia si toccano e si incrociano di fronte agli occhi dell'osservatore, con dettagli delicati ma estremamente espressivi, come le dita di Elisabetta che spuntano sotto il braccio destro di Maria, o viceversa, le dita di Maria che stringono il braccio destro di Elisabetta. Mentre l'anulare e il mignolo scompaiono con naturalezza sotto la veste gialla di Elisabetta. Guardiamo adesso la carità dipinta da Giotto e presentata come opposta all'invidia.
La vediamo ergersi dritta su delle sacche di denaro, molto simili a quelle che l'invidia e Giuda stringono tra le mani, con la veste che si adagia spavalda e non curante sopra di esse. Come possiamo leggere il rapporto tra la visitazione e il tradimento alla luce del confronto tra invidia e caritas, così possiamo osservare che le figure nella scena del tradimento rimangono dritte, isolate, inflessibili, mentre quelle di Maria e di Elisabetta trasmettono sollecitudine e affetto nel loro tendersi l'una verso l'altra. Potremmo forse cogliere delle tracce di quello che si può definire dinamismo visitazionale nelle miniature del manoscritto Holcomb, in cui Sordello viene raffigurato sia da seduto in posa statica con le caviglie incrociate e le mani sulle ginocchia, sia nell'atto di sorgere e abbracciare Virgilio. Proprio a fianco della versione seduta vediamo Sordello con la gamba destra stesa in direzione di Virgilio e il piede sinistro poggiato sulla punta, per rendere quel senso di dinamismo dell'anima che va incontro all'altra mantovana. A differenza della versione seduta, in cui la testa di Sordello è verticalmente in linea con le spalle, la figura colta nell'atto di abbracciare Virgilio protende la testa e il collo in avanti. Entrambe le braccia sono stese, intrecciano le braccia di Virgilio. La mano destra di Virgilio avvolge la schiena esile di Sordello, mentre la mano sinistra, proprio quella come Elisabetta nella visitazione di Giotto, si posa saldamente sotto il braccio di Sordello. La testa di Virgilio a sua volta si inclina verso Sordello, mentre Dante rimane fermo dietro il suo maestro, poggiandogli una mano sulla schiena. In questa giustaposizione tra il Sordello seduto e il Sordello in movimento, la miniatura del manoscritto Holcomb offre una lettura estremamente efficace di questa crux gestuale dell'antipurgatorio. L'antipurgatorio dantesco potrebbe di fatto essere letto come il terreno di incontro tra i modelli classici sui quali sono costruiti gli esempi infernali e i modelli cristiani che si concretizzano nella figura di Maria. Questo incontro diventa visibile al lettore all'interno di una sapiente coreografia di pose, gesti e movimenti. Il Sordello dantesco diventa così un nuovo modello di sollecitudine, grazie a quel gesto iconico, a quell'abbraccio che presenta implicite ma fondamentali connessioni con le rappresentazioni iconografiche di Cristo e di Maria nell'immaginario collettivo medievale. Grazie. Un bellissimo esempio, e infatti io, non essendo studiosa della storia dell'arte, mi appoggio sugli studi che hanno fatto gli altri e hanno notato veramente questa attenzione al dettaglio che viene cambiato sia in Duccio che in Giotto. Ci sono studiosi che hanno dato un sacco di esempi proprio di questo genere, dove si vede lo stesso gesto cambiato in modo tale che il parallelismo è chiaro, ma il contrasto è anche chiarissimo. Questo è un bellissimo esempio dell'abbraccio che devi da una parte notare il parallelismo per vedere poi il contrasto, per vedere il problema. E sì, quel che vorrei suggerire è che anche Dante sta facendo la stessa cosa, che anche Dante ci rappresenta gesti paralleli, immagini paralleli che poi vengono letti con questa stessa attenzione anche visiva, se vogliamo dirla così, alla differenza. Cioè dobbiamo notare la similitudine, il parallelismo, per poi vedere quella cosa che stona, quella cosa che non funziona, e poi è da lì che tiriamo fuori un significato ad altri livelli, cioè proprio molteplici livelli di significato lungo tutto il poema, quando apriamo la possibilità di vedere questi parallelismi con differenze. E secondo me l'attenzione che Dante ha per tutte queste figure, i movimenti delle figure, cose che leggiamo come se fossero solo per un naturalismo o simile, e vediamo invece che hanno uno scopo di farci vedere corrispondenze tutto lungo il poema, ed è una cosa che trovo affascinante, insomma. Grazie della domanda. Sì, infatti, bellissima questa riflessione sulle rime che tornano e presentano questo componente autobiografico in questi momenti cardini, insomma, del poema. E sì, ci fa pensare
facendo questi collegamenti, com'è che riusciamo come lettori a fare questi collegamenti? E si tratta di diverse forme della memoria del lettore, no? Con la rima si tratta della memoria orale, no? Del suono, della rima che ricorre, che porta con sé lo stesso suono e ti chiede di collegare l'altro momento quando hai sentito lo stesso suono prima nel poema e ti fa quel collegamento orale. E qui stavo interrogando un altro modo in cui la commedia lavora sulla nostra memoria in quanto lettore, che può essere quello e può essere anche legato all'immagine che viene creato. Quando la descrizione si fa abbastanza densa, che abbiamo un'immagine visiva che salta fuori alla lettura di certi versi, tante volte, perché Dante riesce anche con pochissime parole a ricreare in modo estremamente visivo un certo gesto, un certo atteggiamento del corpo, queste cose che diventano in qualche modo simbolo del personaggio, che ci ricordiamo sempre la postura di Farinata, per esempio, o vero anche il concetto del contrapasso, no? Bertrand Born che tende la testa in avanti mentre pronuncia contrapasso e ci fa capire cos'è quello. Quindi ci sono questi gesti che diventano in qualche modo simbolo del personaggio e che anche lì abbiamo la possibilità di creare un'immagine mentale che ci permette sempre di collegare diversi momenti nel poema e nel collegamento con un altro momento del poema, come sentivamo per esempio con questa rima, succede la stessa cosa, noi riusciamo a ricollegare due momenti diversi a distanza e in quel collegamento stiamo producendo significati nuovi per noi in quel momento del ricollegare questi due momenti del poema. Ed è bellissimo pensare alle varie modalità che Dante cerca di prendere la nostra attenzione, queste quel che sono state chiamate anche immagines agentes, no? Queste immagini che sono talmente forti perché sorprendono, tipo quella del Bertrand Born con la testa, è scioccante la prima volta che si legge e rimane impressa nella memoria, oppure il suono di una rima, sono due modalità che Dante cerca di attirare la nostra attenzione e farci notare qualche corrispondenza. Sì, sono queste stranezze degli abbracci che ogni volta che c'è un abbraccio non si capisce mai se funzionerà o meno e perché. Però quel che mi interessa, devo dire che la cosa che mi interessa di più in questi abbracci è lo slancio verso l'abbraccio. Che poi cosa succede dopo? È interessante anche il fatto che Virgilio sente il bisogno di negare in qualche modo l'abbraccio per umiltà nell'incontro con Stazio, no? Cioè lì non ne ho parlato dell'abbraccio con Stazio in questo intervento perché non c'era spazio, ho parlato solo di Sordello, quindi un abbraccio che funziona. Però nella situazione con Stazio comunque è bellissimo leggere quello slancio che ha Stazio verso l'abbraccio con Virgilio. E Virgilio invece, che probabilmente in quel momento inizia a sentire il fatto che questo non è il mio posto qua, io devo tornare altrove, quindi che deve negare in qualche modo l'incontro con Stazio e rimane molto interessante. Nell'antipurgatorio va bene, con Stazio che ha già finito la sua purgazione, sta andando in paradiso, secondo Virgilio in qualche modo non si sente all'altezza in qualche modo. Non è solo che siamo tutte ombre, perché come avevo visto ci sono tante variazioni. E quel che ho voluto considerare qua, proprio anche per limiti del tempo, è lo slancio verso l'abbraccio con l'altro, l'idea di andare all'incontro dell'altro, che soprattutto nell'antipurgatorio è talmente forte come contrasto con tutto quello che abbiamo visto in Inferno, dove l'isolamento viene sempre rinforzato in ogni descrizione di ogni anima, quindi questo slancio verso l'altro, se funziona o meno, è quello che mi interessa qua. Sì, ma la cosa strana del paradiso di Dante è che è estremamente dinamico. La quantità di movimento nel paradiso
è incredibile. E più si avvicina a Dio, più c'è movimento e dinamismo. Quindi quello è molto interessante. Mi sembrava interessante soffermarmi sull'antipurgatorio, perché è proprio questo momento di transizione dall'immobilità, la fondamentale immobilità dell'inferno. Ci sono movimenti, ma sono tipo congelati, ovviamente più vai giù, più sono letteralmente congelate le anime dell'inferno, ma anche più su, dove sembra che ci sia qualche movimento, è sempre circoscritto, sempre serrato, per usare questa parola chiave, in sé, non c'è movimento al di fuori del sé. Quindi antipurgatorio è interessante perché vediamo questi primi movimenti verso l'altro che vengono a costituire il dinamismo particolare del purgatorio, che è quella rianimazione del sé verso l'altro. E invece nel paradiso siamo in uno spazio di movimento incredibilmente dinamico, di velocità impensabile e quindi... tutto questo è molto interessante da interrogare e qui mi sembrava anche interessante il modo in cui Dante si confronta contro la cultura classica dell'immobilità come drittura, come il senso cioè sono solo gli schiavi che corrono, no? Cioè l'uomo libero sta fermo, cioè non deve correre, non deve mai mostrarsi di fretta. Quindi questa fretta che hanno le anime del purgatorio sembra proprio andare in una direzione opposta a quell'idea di posa e quiete che nel convivio, cioè nel convivio ovviamente abbiamo questo testo che fa riferimento ancora a quest'idea di filosofia classica della posa, del quiete, queste cose qua, invece proprio nel purgatorio vediamo un altro tipo di dinamismo associato a quelle anime là. E quindi sì, c'è tutto un intreccio molto interessante tra queste coreografie, se possiamo chiamarle così, classiche cristiane e questi punti cardini dove vediamo le varie coreografie che si incontrano e vengono contrapposte una contro l'altra.